così siamo entrati nel clima di chi vuole ascoltare e ascoltare pregando e si lascia davvero raggiungere dalla parola del Signore, anche interrogare dalla parola del Signore. Anche stamattina forse lo intuite già dal piccolo foglietto, scusate se diventa breve, ma però 5 righe e mezzo della parola di Dio è come un libro, quindi sono 5 righe e mezzo, ma sono, ecco, stiamo facendo, anche perché sto via via scegliendolo di sabato in sabato, non avevo già un progetto, ma proprio questi testi che annunciano le apparizioni del risorto, e questo davvero diventa un momento, credo, che ci aiuti molto ad attraversare il tempo della Pasqua. Queste settimane sono ancora tutte accompagnate dall'annuncio pasquale del Signore. E sono parole indimenticabili, sono le parole che hanno dato il via all'esperienza cristiana. È alla luce di queste parole che ha preso avvio il cammino della comunità dei discepoli e dopo di loro via via i cammini di tutte le comunità, i nostri cammini. Quindi parole di casa, parole fondative del nostro cammino. E ora leggiamo questo, vedrete subito, è il testo che domenica scorsa abbiamo vissuto, quello con Tommaso, ma io lo faccio in due momenti, credo che lo farò il secondo momento sabato, dico credo perché dipende da come il Signore parla lungo la settimana, cosa nasce dalla preghiera, ma l'ho staccato in due momenti. E questo non tanto perché sia lungo, ma perché avendo intrapreso questo ascolto attento della parola del Signore e insieme intuire tutti i riferimenti che possono davvero collegarci con il nostro vissuto, con la nostra vita, con i passi reali dei nostri giorni, e allora anche un brano diventa piccolo, ma apre a scenari che potrebbero essere, spero, anche stamattina importanti. Ora, anzitutto, lo ascoltiamo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Il testo è breve e la composizione è facile da compiere. La sera di quel giorno, il primo della settimana, oramai un giorno indimenticabile e che sarebbe rimasto come un giorno che avrebbe cadenzato il cammino di tutte le comunità dei discepoli. Ma appunto chi sono? Sono loro i discepoli. Si trovavano, ma notate, barricati, chiuse le porte del luogo dove si trovavano, per timore dei giudei. Quindi il clima è il clima di persone che sono in seria difficoltà, sono impauriti, sono smarriti. Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse, notiamo i verbi, venne, stette, quindi non è di passaggio, sta, e disse loro: pace a voi. Ed è proprio questo esordio ad aprire
uno scenario che ci consente, credo, di entrare molto bene e di più in questo testo. Perché pace a voi? Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. E lì si collocano quelle parole con cui, rinnovando l'augurio del pace a voi, aggiunge qualche cosa di estremamente importante: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco, entriamoci allora in questa paginetta semplice, narrativa apparentemente, ma dopo, quando tu la ascolti pregando, invocando anche, vieni Signore Gesù e stai con noi, stiamo ascoltando insieme la tua parola, e la tua presenza ci fa estremamente capaci di un ascolto vero. La prima cosa non scritta ma assolutamente vera è: ma come se non fosse ancora accaduto nulla. In realtà, all'inizio di quel giorno, Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria di Magdala, erano andati nel giardino dove c'era il sepolcro nuovo in cui era stato posto il corpo di Gesù. Eppure non c'è traccia, anzi, sono barricati in casa, nel luogo sempre tradizionalmente identificato come quello che noi ora chiamiamo il Cenacolo, quello della cena del Signore, del Giovedì Santo, ma barricati e impauriti per timore dei giudei. E già questa cosa mi sorprende, perché quel branetto che ci dice che Pietro e Giovanni di corsa sono andati a vedere e rimasero davvero stupiti, dirono, dice il testo di Giovanni, cominciarono a credere. Qui pare che non ci sia questa traccia. La paura ha preso il sopravvento. Quello che era accaduto è soprattutto il Signore, che non è più con loro come era sempre stato, questo non ha messo pace. E questa cosa a me pare che abbia un risvolto umile, semplice, ma sono contento di dirlo, perché può aiutare tanti. Vedi, la fede non è mai una cosa immediata. Hai visto, quindi credi. Anche perché cosa hai visto? Una tomba vuota. Una tomba vuota. E questo c'ha dell'incredibile. Quindi, anche se poi il testimonio che te lo dice, questa donna che torna e piangeva prima e dopo esplodeva di gioia, e poi loro, Pietro e Giovanni, che ci vanno e toccano con mano. Ma appunto, questo non vuol dire che immediatamente questa cosa ti scalda il cuore e ti persuade e ti convince. È davvero, quello della fede è un cammino lento, laborioso. Se qualcuno di noi, e credo siamo in tanti così, sentiamo anche la fatica del cammino della fede, questo non è un segnale brutto, anzi, segnale che forse il cammino è vero, lo stai soffrendo, non arrivi a conclusioni facili, ti stai davvero chiedendo, ma è possibile, Signore, andare oltre la barriera della morte, l'unica barriera assolutamente insuperabile per la vita di ciascuno di noi? Ma forse questo rende proprio estremamente bello anche questo momento umilissimo che stiamo vivendo, insieme attorno alla parola del Signore, lasciandoci davvero toccare.
toccare e plasmare da questa parola. È la fede adagio adagio, ti accorgi che la stai guadagnando perché rimani costantemente esposto all'ascolto della parola del Signore, all'udire il linguaggio dei suoi testimoni più credibili. E allora anche questo stamattina ci inoltra in un ascolto che potrebbe essere davvero provvidenziale. E anche in questo caso, come sabato scorso dicevamo, con il Vangelo in cui Maria di Magdala piangeva accanto al sepolcro vuoto, anche in questo caso è Lui che ci precede, è Lui che precede. Ha preceduto Maria di Magdala, aveva preceduto, ricordate quello splendido Vangelo che abbiamo insieme commentato in Quaresima, al pozzo ha aspettato la donna di Samaria. E adesso è Lui che ci precede e viene. E viene e stette. Verbo classico nel linguaggio di Luca, che dice un avvenimento non transitorio, non occasionale, ma intenzionalmente voluto. Viene e sta in quel luogo, tutti barricati dentro per timore dei giudei. Ecco, questa è già una parola estremamente importante. Si fa presente ai luoghi anche della paura e del buio. Si fa presente e non passa di sfuggita. Sta. Anche qui trovi un tratto commovente del testo e incominci a dire: ma allora, se ci trovassimo nei luoghi della paura e del buio, della fatica e del dolore, tu sei uno che vieni anche lì, che stai. Vedi, è già cominciata la preghiera, è già cominciata davvero la preghiera. Perché quando entri in questo testo e incominci ad avvertire anche questi aspetti, tu ti senti personalmente coinvolto. E allora magari non ti vergogni di passare attraverso il dubbio, la paura, il buio, chiudi le porte. No, tanto Lui ci entra. È Lui che abbrevia le distanze, anche in questo caso, come per Maria di Magdala, ha abbreviato Lui la distanza. Loro erano chiusi dentro e loro ci è entrato Lui, il Signore. Piccoli pezzetti, ma vedete, li stiamo ascoltando senza nulla inventare. È un entrare pacato, vero, però libero nella parola del Signore. Non tieni stretto un tuo punto di vista, ti lasci davvero toccare dalla parola con cui Giovanni ce la racconta. E poi quella parola ripetuta abbiamo sentito due volte: pace a voi. E beh, questa è una parola che magari così velocemente facciamo diventare una di quelle parole consuete, spesso ci sono anche dentro la liturgia, no? Pace a voi, la pace sia con voi, scambiamoci il segno della pace. In quel momento però, come fai a leggerlo solo così? Questa è gente impaurita e nascosta, a porte chiuse. E Lui, mostrando i segni inequivocabili che è Lui, inequivocabili, Lui si rivolge dicendo pace a voi. Forse in quel momento la pace non c'era, c'era turbamento, c'era paura, c'era smarrimento. Il chiudersi dentro ne costituisce un segno emblematico, no?
evidentemente, ma forse nel gruppo stesso stava venendo un po' meno quella pace che invece aveva connotato tutti e tre i lunghi anni vissuti con il Signore. Forse perché era stato troppo pesante lo sconcerto, assolutamente inquietante, vissute nelle ore precedenti. E allora forse incomincia anche come un senso di titubanza, uno che potrebbe dire: ma forse abbiamo sbagliato tutto, ma forse non ti sei fidato abbastanza, quasi con un rimpallare possibile di responsabilità, forse abbiamo avuto paura, perché l'abbiamo lasciato solo? Non so, non c'è nulla di tutto questo, però la paura c'è e si sono chiusi dentro. E perché li saluta dicendo pace a voi? Come uno che vuole mettere pace, dare la pace, non solo augurarla, ma consegnarla e metterla nel cuore. Le ragioni per le quali in quel momento quella fraternità rischiava di andare a sgretolarsi, queste ragioni non sono piccole. Quello che era accaduto era stato traumatico e sconvolgente. E loro non ce l'avevano fatta a portarlo con la dignità che avrebbero voluto avere. Ecco, quindi davvero puoi immaginare che dopo un terremoto di questo tipo davvero si incrinano i rapporti anche all'interno di un gruppo ben compatto. E poi lui non c'era, adesso sta rientrando, e sta rientrando dicendo pace a voi. Ecco, questa annotazione mi sembra davvero importante, perché dopo ci apre, ma anche serenamente, il sentiero che ci condurrà a sentirci interpellati anche proprio nella nostra vita di oggi, nel nostro vissuto di oggi, perché noi non siamo persone che non conoscono cosa sia la paura, noi non siamo persone che non sanno che cosa vuol dire anche poter rovinare una fraternità bella, sciuparla, metterla a rischio, accostarla con sospetto. Lo sappiamo tutti, e sappiamo anche la fragilità dell'uno, dell'altro, la mia, la tua, di ciascuno. Sappiamo questo, e allora queste parole sembrano davvero arrivare proprio ad agguantare la nostra vita, anche nei luoghi che tu avresti tenuto nascosti perché non ti volevi far vedere impaurito e non volevi mostrare che la fragilità stava entrando anche in quel gruppo di discepoli che era stato molto vicino al Signore. Ma forse questo è il bello di una pagina già bella, già bellissima. È una pagina che raggiunge anche al di là di quel cenacolo dove si erano tutti abbarbicati. Magari questa è una pagina che tu puoi sentire in situazioni difficili della vita, sofferte, angoscianti, e allora pensa che cosa significhi che lui entra e sta. Allora, non solo non ti sei accorto che quello era un luogo di buio, ma non ti fa problema. Non ti sei accorto che noi siamo tutti nella paura, non ti fa problema. Tu questi luoghi e questi uomini li accosti, ci entri, stai. Questo è il Signore, e questo è il Signore risorto. E questo è l'inizio di una ripartenza che poi, appunto, a motivo di questo
che via via vanno sperimentando, accostando e toccando con mano, incominciano davvero ad intuire. Ora, comprendi davvero molto bene, comunque, come ci sia stato un gesto, magari pauroso, certo, però bello. Si era magari un po' e si stava un po' incrinando la fraternità, però erano rimasti, non se n'erano andati altrove. Quindi impauriti sì, ma non hanno gettato la spugna, anche se non capivano e avevano paura oramai di tutto e di tutti. E allora forse comprendiamo meglio, perché le parole che Gesù rivolge sono le parole che dicono il tema del perdonarsi, il tema dello spirito che poi vi sostiene, perché forse era necessario perdonarsi. Penso davvero a chi aveva visto il tradimento di Pietro, la paura di un suo compagno, quando ha sentito la sua paura non ce l'ha fatto se non a seguire da lontano il Signore mentre andava verso quei luoghi che avrebbero visto il dono della sua vita, per intero della sua vita. Ecco, allora il dono della pace, come dire, non l'ho segnato, sai, adesso non me lo scordo più. No, non ho segnato questo. Sono venuto a dirti: abbiate pace tra voi. Custoditela una fraternità. Tenetela viva. E allora non solo non c'è ammonimento alcuno, parola severa di sentenza. Esattamente, piuttosto c'è il contrario. C'è una parola di chi dice: ragazzi, sono io, si può ripartire. Anche quando vi siete chiusi dentro qui, io sono venuto perché non ho paura del buio e non ho paura della paura dei miei amici. Io sono venuto. Questo testo allora diventa un testo che ti dà una fiducia, ti senti perdonato e accolto, ma soprattutto ti senti rinfrancato. Quando poco fa abbiamo ascoltato come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Certo, ci dice parole così e adesso capisco che ha voglia che noi non rimaniamo qui chiusi e tappati dentro. Adesso manda anche noi. Ecco, questo, vedete, è un testo brevissimo, brevissimo. E quando lo preparavo via via in questi giorni, dicevo: mamma mia, non mi ero mai accorto di questo. Questa cosa non l'avevo notata. Ed erano 6 righe, 5 e mezzo. Eppure, quando dopo entri e preghi con tanti altri, con la storia di tanti altri, con la fatica, con il dolore, con la paura, con la fragilità di tanti altri, allora è come se uno ti illuminasse concretamente queste righe e queste parole, e tu adesso rialzi il capo e ti accorgi: è lui. È il Signore ed è venuto a raggiungerci qua. Noi siamo rimasti dentro per paura, ma Lui qua ci ha raggiunto. E allora, come mi sembra bello, un'ultima annotazione prima di fare una piccola riflessione che ci avvicina ai nostri vissuti concreti, no? È l'essere insieme visitati e preceduti dal Signore, insieme,
Oh, noi qui siamo insieme. Quindi immaginiamolo più realisticamente questo, che all'interno di questo nostro insieme entra Lui e sta. Questo insieme ti fa dire: meno male che non ci siamo dispersi. Ognuno di noi magari avrebbe potuto riconoscere ragioni sufficienti per non venire, per non esserci, per non rimanere. E invece siamo qua. È come proprio profondamente vera e bella l'antica tradizione cristiana che dice: vedi, il luogo più vero e migliore per ascoltare la parola del Signore è quello di essere insieme, insieme. Questo piccolissimo momento del sabato è il luogo più bello. Dopo ce n'è moltissimi di momenti così e creiamone moltissimi, ma quando lo facciamo, questo è il luogo privilegiato, e ti accorgi che l'ascolto non è mai banale, non solo perché ci regaliamo qualche minuto di più del solito, che non è breve come un'omilia che necessariamente deve essere più breve. No, ti accorgi che qui c'è un clima che ti dice una presenza reale del Signore. Quando facciamo un canto d'inizio è perché è questo che vogliamo dire. Non era per preparare le voci, ma è per dire: Signore, Signore, noi siamo qua, ci vedi, ci siamo in tanti. E Signore che si fa accanto, Per cui anche all'interno delle condizioni di fragilità che magari si stanno un po' rovinando, si stanno appannando, sono entrati dubbi, sospetti, preoccupazioni, piccole accuse: ma tu perché l'hai tradito? Tu perché sei andato? Ecco, anche in un contesto così Lui davvero viene ad abitarla, questa fragilità, quasi a volerci dire: non penserai di averla già smarrita, guarda che puoi ripartire, sai, puoi ripartire, vedi, io ci sono, sono venuto io là dove tu ti eri chiuso dentro, sono venuto io. E allora questa eco del pace a voi è davvero una chiave di lettura di questi versetti del Vangelo di Giovanni. Si augura in quel contesto, con quella intensità, con quelle parole, la pace ai suoi discepoli, è perché vede i segni che la pace potrebbe anche essere compromessa. Perché lo shock vissuto e la fragilità sperimentata, la vergogna di non essere stati accanto, hanno la forza dirompente, potrebbero disgregare anche un gruppo ben affiatato. E Lui entra e questo buio lo abita. Senza una parola di rimprovero. Ecco, questo è ciò che mi ha fatto dire, arrivando un po' al termine di questa meditazione, perché penso davvero che sia anche difficile dire di più di quello che abbiamo detto, di queste poche righe, ma ho sentito proprio l'esigenza di dire: ma quali ragioni? Pur essendo noi tutti così, così diversi di provenienza, di età, di vocazione, di esperienza, di competenze, di professionalità, perché avvertiamo che questo gesto davvero ci parla? Quando Martini iniziava un momento di lezio, per fare un momento di lezio divina, di scuola della parola, amava sempre fare un piccolissimo minuto di composizione di luogo. Un pochino l'abbiamo fatto anche noi all'inizio,
Ma ci voleva anche molto poco fare la composizione di luogo di questo testo. Era quel luogo lì, chiusi dentro, impauriti. No? E però è qui che il Signore entra. E allora apro in questa finale, è una domanda cui dopo cerco di dare un poco, pezzetti di risposta che magari ci possono aiutare. Ma allora, negli smarrimenti e nelle paure, tu stai, Signore, tu ci entri. Tu non ci lasci al buio, asserragliati dentro. Quindi, sentiamo che già questo è un'annotazione che ti dà un senso profondo di respiro. Anche nel buio del mio momento, del mio dolore, della mia fatica, del mio smarrimento, tu mi stai dicendo che ci sei. Entri e stai. E questo non è un sogno. Questa è una cosa vera. Tant'è che questo, anche questo nostro momento di ascolto sta diventando una preghiera. Perché ci crediamo davvero che ci sei, e sei con noi, e sei all'interno di questa situazione per noi sofferta. E la parola che ci dice è una parola, avvertiamo subito, che ha la forza di ricomporci, anche se fossimo disgregati. Pace a voi. Ha la forza di farci ricominciare, anche se ci sentissimo con le pile scariche a motivo di prove serie e sofferte della vita. E questa mi sembra una considerazione importante. E quando ci entravo pregando un poco, mi sono fatto questa domanda, che è sempre la più umile, la più semplice, no? Quali situazioni esistenziali mi vengono in mente pregando così questo piccolo testo di Vangelo, ma impagabile testo di Vangelo della Pasqua del Signore? E allora, davvero, quando apri questa domanda e hai a cuore il volto delle persone con cui cammini, guarda, non fai fatica a trovare dei pezzetti di risposta veri. Io penso a quei momenti, ad esempio, di smarrimento, quando la notizia magari del tutto inattesa di una situazione di malattia seria ti raggiunge e si fa buio nella vita, si fa buio anche nel cuore, si fa buio anche in una casa. E allora questo Vangelo mi stai dicendo, Signore, che tu uno spazio così non solo lo sai abitare, ma lo vuoi abitare. Non ci lasci da soli in uno spazio così. La nostra paura è reale, il nostro sgomento è vero, e tu entri e stai. E questa è una presenza che dopo ti fa dire, e adesso non la faccio uscire più però questo qui, adesso lo tengo in casa, lo tengo in casa. Oppure penso a quelle situazioni dove ad un certo punto una persona avverte di essere delusa di se stessa e quindi ferma. Forse si pensava capace di, e invece adesso scopre fatica, fragilità, avverte di non farcela e allora non cerca più. È come se si fosse fermata. E questo Vangelo ci sta dicendo, ma tu pensi
pensi che lui non si sia accorto? E quindi che dentro questa delusione, che magari ti fa sentire persino in vergogna, lui non si avvicini. Ecco, questa è la bellezza di questa pagina, umile, povera, ma è una bellezza davvero straordinaria. Potremmo anche essere persone rassegnate, perché magari possiamo dire a noi stessi, ma con verità ci ho tentato tante volte di riprendere quota, di dare un volto più bello alla mia vita di fede, di entrare davvero meglio nell'esperienza cristiana, però non ci sono riuscito. E allora tutto questo, come davvero ad un certo punto ti fa sentire come commosso. Ma tu vieni sapendo che io sono in una situazione come questa, vieni anche a dirmi, non penserai che io abbia fatto l'elenco di tutte le incoerenze che hai avuto nella vita, no, io sono venuto per starci, per dirti che ci sono, e questo è il Signore. Penso è perché appunto qualche volta noi veniamo sempre, siamo tanti, siamo di diverse età e provenienza, no? Anche alcune sofferenze che passano in alcuni momenti nel cuore di tanti, dove ecco la percezione che stai invecchiando è orienta a pensare che oramai tutto sta andando verso la fine. E ti accorgi che però non c'hai voglia, non te la senti minimamente di entrare in un tunnel come questo. Perché non dovrei continuare a vivere? A continuare a vivere mettendoci il meglio di quello che posso fare. Perché anche in un buio così tu non mi togli la tua parola di grazia, Signore, addirittura magari me la racconti più personalmente ancora, me la fai sentire proprio toccando con mano, che è diretta esplicitamente anche a me. E allora sì, le porte erano chiuse, sembrava che io ero catturato dai miei pensieri tristi, e invece tu sei entrato, Signore, e davvero solo con la tua presenza hai dentro una parola che non è neanche necessario che tu mi dica, Signore, ma la tua parola è perché non ricominci? Che cosa ti manca per sperare, per amare, per servire, per ricordare? Che cosa ti manca? E allora ti accorgi che questo entrare a porte chiuse nel Signore, anche quando noi magari abbiamo fatto il buio attorno a noi, abbiamo davvero rotto tanti legami o interrotto tanti legami e ci vergogniamo di farci conoscere così, e tu entri e stai. Quel versetto che abbiamo letto poco fa, io vorrei non dimenticarmelo mai nella vita. Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse. Ed era buio, erano chiusi dentro, erano pieni di paura. Gente finita, non aveva più un futuro, non lo vedeva. Già miracoloso che fossero rimasti ancora insieme. E lui entra e sta. Ecco, questo mi sembra davvero qualcosa che dopo ti dà una forza, ti dà un vigore, ti dà un coraggio,
ti dà il desiderio profondo della ripresa. Quindi è venuto e viene nei nostri smarrimenti e nelle nostre paure, nei nostri momenti di buio e di tentazione di rimetterci da ciò che è più bello nella vita. Tu vieni e stai, e sei il risorto. Vieni e mi fai vedere le mani e il fianco. A Tommaso glieli avresti fatti toccare dopo, ma ci basta vederli, Signore. Tu sei l'uomo della croce. Tu sei quello che abbiamo visto l'altro giorno finire così la tua vita, ed è stato per noi il senso di una sconfitta glaciale. E tu adesso tu sei ed entri e stai con noi. Ma allora non ti fanno paura i nostri smarrimenti, Signore, anzi diventano per te una ragione per venire e per stare accanto. Ci fermiamo qua, perché basta, e poi...